Ciao ragazze, nuovo video, outfit, vi faccio vedere l'outfit di oggi che è mercoledì 10 maggio 2017 ed è un outfit lavorativo. Ho provato a fare i capelli mossi con scarsi risultati, ora aspetterò di leggere cosa ne pensate. Io sono un po', vabbè, a parte che oggi li dovevo lavare, quindi meno male, con l'effetto così mosso sembrano super fluenti, almeno così paiono. Ma in realtà non sono fluenti perché li dovrei lavare, appunto li ho lavati domenica, oggi è mercoledì, quindi stasera assolutamente il lavaggio è segnalato. Però non lo so, boh, sono strani, così corti, era un po', cioè corti e platino e ricci non li ho mai avuti, quindi è la prima volta per me. Fatevi sapere se vi può piacere, stamattina mi avrei stare sparata perché non devo mai fare gli esperimenti la mattina, poi in un certo modo la belle meglio, li ho pettinati, li ho messi alla lacca, ho detto vabbè dai, possiamo presentarci al lavoro, non sono proprio così impresentabile, però insomma, ok. Trucco molto semplice, solita riga di matita, solito ombretto, questo qui è di Primark e come rossetto ho fatto un mix tra questi due perché ho sbagliato, cioè il fecagino è molto simile, vedete, sono della stessa linea, solo che io volevo mettermi questo che avevo su stamattina, che è uno scuro, molto scuro, ma alla fine quando ho aperto la scatola, cioè ho preso la prima che ho trovato ed era questo qua che era rimasto in borsa, un fucsia così di Kiko, che non è molto bello in realtà, non è molto intenso, cioè in confronto a quelli di Primark. Tanto, cioè tanto di cappella quelli di Primark e quelli di Kiko costano anche di più, al di là che io li prendo in saldo, però non ve li consiglio molto, queste rossetti non sono molto buoni. Comunque ho fatto un mix tra i due ed è venuto fuori sta cosa, tipo il fucsia un po' più scuro, tra l'altro sono rimasti i segni del fucsia, guardate che pasticciona. Comunque l'ho passato sopra, si è scurito. Sinceramente lo preferisco, però quelli di Primark Matte sono una cosa meravigliosa. Vabbè, capelli appunto mossi, orecchini questi dorati, molto discreti, che ho preso da Primark in un set, e il mio solito choker, questo qui dorato di Primark. Poi l'outfit è molto total black, diciamo, cioè non è molto total black, è total black. Indosso il mio blazer di questo qua di Benetton, magliettina nera semplicissima con la taschina, così un po' invisibile, di quelle morbide fluide da mettere appunto come sottogiacca. Questi meravigliosi pantaloni che ho preso da Extin Department Fashion, sono dei pantaloni tipo crop, culotte pants, cioè arrivano alla caviglia, si allargano, poi ve li faccio vedere, e hanno la riga laterale dorata, vedete, che riprendono proprio il choker, appunto gli accessori dorati e le scarpe. E come borsa la mia borsa da giorno Camel, che secondo me ci sta anche bene nell'insieme, vedete. Ok, pantalone nero, abbastanza anche snellente secondo me come pantalone e non so se si nota, comunque a vita alta, anche se si nota poco. Faccio vedere sotto. Ragazze, sotto ho deciso di dare il mio tocco all'outfit con queste bellissime scarpe tipo chanelline. Non ho ancora capito se sono dei sandali, se sono delle décolleté, mezzo sandalo, mezzo décolleté. Chiamatelo voi Chanel, io lo chiamo Chanel, quasi chanelline perché sono... Se non avessero il cinturino sarebbero delle chanelline molto belle, così glitterate dorate, così le vedete bene. Il pantalone ha la linea dorata, quindi si diciamo amalgama bene con le scarpe, si riprende benissimo, amalgama, non si può sentire. E poi niente, tutto il resto. Ecco qui che riuscite a vedere meglio gli orecchini, molto carini. E niente ragazze, questo era tutto per quanto riguarda il mio outfit of the day. I capelli, vabbè, da dietro sono così. Spero che il video vi sia piaciuto. Aspetto di leggere i vostri commenti, nonché voto all'outfit. Ci vediamo nel prossimo. Ciao!